Ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Tante Avventure. Oh yeah! Ciao! Come vedete, questa qui è la bustina di Schifito, la seconda edizione. Cioè, sia il gente che oro, io ho pigliato oro in edicola. Ovviamente, Mario. Mario! Io sono Maria. Ma che fate castagne? Allora... facciamo castagne noi, il bello è che facciamo castagne. Ma io voglio dire che passi Giovanna, però. Sì, allora, Giovanna. Mario sempre, è sempre la stessa puntata che abbiamo fatto, ovviamente, le patatine. Questo qui è la sua maglietta dell'arbitro ufficiale, quindi lui ovviamente è arbitro. Noi non è io venti. Quindi correttezza assoluta. Sì, appunto. Allora, dentro ovviamente cosa si trova? Sia il cerchietto con la freccettina e poter girare che lo fa lui, quindi ovviamente ci sono diversi gusti. C'è pustola odorosa, frutti rossi, che è quella rossa, mutanda pisciona, banana split, che è quella gialla, muffo putidra, ovo pomodoro fresco, che è quello verde. Mi viene da vomitare. Poi c'è catarro, sputa, chiosso, pesca sciroppata, che è quello cacca, marrone. Che me la fa fare? Ragazzi. Poi c'è sigaro puzzolente, mandarino cinese di arancione, e infine cacchetta di piccione o gelata all'ananas, che è di colore bianco, grigio, come capito? Quindi questi qua, ragazzi, vediamo un po' di cosa. Io sono contento di fare l'arbitro, ma allo stesso tempo è come quando vai ad arbitrare una partita dove sai che si uccidono tutti tra di loro, no? Esagerato. Allora, ragazzi, in questo piatto metterò adesso tutte le caramelle. C'ho quasi paura. E abbiamo ciascuno un bicchiere, praticamente per sputacchiare. Allora, apriamo la bustina. È costata 2,50€, perlomeno, quindi non è manco tantissimo. 2,50€, allora. Ecco, allora, si trova dentro... L'edicolante magico. L'edicolante magico, che sarà, non so, una pubblicità. Bello. Cioè, si trova dentro... Poi piacerebbe leggere. Ovviamente, questo cosino, che è appunto il GUG, che adesso scafazziamo qua, ok? E prendiamo la freccettina. Ok, la freccettina è questa, ragazzi, non so se riuscite a vederla. Stavo scherzando, è al contrario. Ok, allora, questo qui è la freccettina, ok? Quindi adesso Mario girerà qui nel tavolo, sì. È quella che ovviamente è fatta. Ok. E infine abbiamo le caramelle, visto? Allora, abbiamo, è sempre così. La maggior parte sono sempre verdi, non ho capito perché, sai che ce l'hanno su vecchie. Quindi muffrida putrida o cocomero fresco sono tutte verdi. Poi però abbiamo quelle gialle che sono mutanda pisciona, banana split e poi pustola odorosa. Quindi praticamente abbiamo trovato noi questi gusti, perché ogni volta è un po' così quello che capita. E niente, ragazzi, adesso apriamo e mettiamo. Allora, il gioco consiste nel fatto, come potete vedere anche nella precedente edizione, il gioco che è stato fatto sul canale di Iole. Diretta per channel, nella sfida che c'è stata tra Iole e Gabriella, praticamente chi riesce a mangiare, ad assaggiare il gusto giusto, ha un punto in più. Chi invece ha il gusto di merda, così, sì, un punto in meno, ha un punto in meno, cioè non prende punti, muore. E sputacchia, diciamo, ci rendi rovesciati. Allora, io adesso inizio a girare la freccetta e finisce seconda. Ecco, finisce seconda. Allora, attenzione perché si qua... Si tiene un po' così, allora, è meglio. Guardate. Aspetta un secondo perché ci sto litigando. Guarda della fortuna. Allora, guarda della fortuna. Allegria. Ah, ovviamente sono allora, tutti i gusti, niente. Allora, signori. Lo sapevo. Tanta pisciona o banana split. Un bel gusto di vescica consumata viscerale, diciamo. Attenzione, quindi Mario, i gusti gialli, Maria, Iole, Gabriella. Al mio tre, ragazzi, prima lo togliamo, anzi è il tre di Mario. No, mi sa che 3 2 1 mangiare. Buona anche la mia, è buona. Attenzione, un punto ciascuno per Iole, Gabriella e Maria. Fare esempio, prenderò una giacca. Io non lo dico anche lì. Quindi non c'era la mutanda piscione. No, no. Non c'era la mutanda. Le altre due sicuro mutanda piscione. A sto punto sì. Un andiamo. Gira la rotta. Santa Barbara. Santa Barbara. Buonissima. Diceva qualcuno. Santa Barbara. Sapevo, pensavo che mettessero tutti i gusti insieme, invece loro. Allora, no, ma la tua mutanda piscione. La tua mutanda piscione non c'è più. Oh,
Questo è verde qua. Muffa putrida o cocomero fresco. Bene. Becchiamo una. Quelle verdi. Muffa putrida o cocomero fresco. Oh, odore? Oh. Non si capisce. Non si capisce. Allora. Vediamo chi arriva a sputacchiare. 3 2 Ho paura. Anch'io. 1 Via! Bro! Sì! È caduta Maria! È caduta Maria! Allora siamo noi 2 e 2! 2 ciascuno per Dio e Gabriella e uno per Maria! Che odore! Non è malvagia anche la muffa, però! No! Assaggiarla la muffa! Allora muffa! In realtà la troviamo quando il parmigiano rimane aperto all'aria, al frigo, e si fa la muffa, quindi un po' la muffa l'abbiamo. Sfortunatamente a volte capita di assaggiarlo un po' a tutti, però non così. No. Che con okay. Questo no, proprio. Sono rimaste, via. Che è sta cosa? Ah, una zanzara. No, un mosce io. Questo allora. È il ballo del mosce. Di nuovo giallo! Ma ce ne sono due. E vabbè, casomai fate solo. Attenzione! No, non c'è. Oh, sì, c'è. Ok. Pustola! Odorosa o frutti rossi. Vende tipo in budget. Non so se ecco, non so se voi donne quando vede togliete il pus. Che schifo. Ai vostri uomini poi ve lo mangiate. Che schifo, Mario! Io penso di no, ma loro stanno per farlo, perlomeno uno di loro rischia di farlo. Attenzione. Attenzione, ho paura. 3 2 1 Via! Lei no. Buonissima. Signori, signori, esattamente come nella precedente challenge, Gabriella Fabiano, che poi anche la mia ragazza, è in vantaggio. Forse perché sono nata il giorno 23? Contro 2 e 1, quindi 3 sono la... Io non ho beccato 2. Sì, 3, 2 e 2. No, però noi contiamo quelle là giuste. Giuste. 3, 2 allora. Noi due siamo fallate una volta. 2, 2, allora. Sono rimaste, di fatto, come potete vedere, sono rimaste 2 gialle e 3 verdi. Ok. Quindi. No, 4 verdi, beh, casomai facciamo un misto, niente fa. Allora, non lo giriamo, siamo costretti a scegliere tra mutanda e pisciona. Io no! Direi di, io a questo punto direi di fare uno spareggio tra Iole e Maria, che sono rimaste e poi con, in finale con 2 punti ciascuno, così vediamo chi raggiunge Gabriella in finale, poi la finale tra la vincente e mutanda pisciona. Quindi abbiamo una semifinale tra Iole e Maria. Quindi di fatto mutanda pisciona e poi banana split. Ok, allora vuole prendere mutanda pisciona e mangiate noi tutti. Ma dai, giallo? No, no, tu devi aspettare. Tu sei avete mai mangiato il pannolino pisciato di vostro figlio? Loro stanno per dirvi. Oh mio Dio. Cosa di cosa sa? Vediamo mai. Vai. Via. 3, 2, 1, via. Signore e signori, la prima eliminata. La prima eliminata è Iole Sciuto che ci saluta. Ve lo concedo. Iole non ha avuto fortuna in 2 challenge sempre, ha sempre perso. Mentre Maria ha la possibilità di togliere il titolo di campionessa in carica a Gabriella. Aia, aia, aia. Questa è 2, me la voglio vedere tutto. Ma sono 4, no? Sono 4. Vabbè, sono 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2. Allora. Ora, la partita si decide tra i gusti mutanda putrida e cocomero fresco. Muffa putrida. Muffa putrida. Allora, siccome siamo solo 2, sono 4, io direi a Iole, che però Iole è la titolare del canale, di fare mezzo punto a pallina. Ok, sì. Cioè? 0, qualcosa. 0,5. 0,5, a posto. Allora, vediamo che si gioca il primo mezzo punto della finale. 3, 2, 1, via. Devo guardare le facce. So good. Non è male. Madonna, che culo che hai. Dando queste tutte e 2 giuste. Si rimane 3 a 3. Signori, lo spareggio finale. Facciamo che la buffa sia con voi. Con il nostro lo spoiler. E con il nostro spoiler. Prendete. Mangiatene tu. 3 2 1 go. Via. Non è male. Ma non è possibile, ragazzi. Una cosa incredibile. Una cosa incredibile. Non l'ho visto nessuno. Buono, ma no, ma è buono questo melone. Madonna, allora, qua c'è una cosa. O qualcuno ha ballato per amore di non perdere, oppure solo
questa faceva veramente schifo. Ho esagerato il livello. Io sono stata fortunata. Si è intensificato il gusto. Perché allora, prima ne ho mangiata una buona, mo di nuovo la stessa col gusto uguale, buona, si è intensificata. Ma è assurdo. No, credimi, questa è muffa. Ma io stranamente tutte quante buone. La mia ragazza non ne ha mai beccata una brutta. Cioè, praticamente sì, solo io e Maria siamo state sfigate. Ragazzi, allora, vi ricordo ovviamente che queste meglio. Qui le potete trovare in edicola, 2,50€, e quelle di prima costano sempre all'incirca su 2 euro. Ovviamente questi qui sono certificati, sono italiani. Non comprate quelle là, tipo uguali, sotto marca dei cinesi. No, in edicola dovete andare, sono quelle italiane, sono fatte apposta. Anche quelle che fanno cagare, in teoria si potrebbero mangiare. Ovviamente chi che se le mangia? No, non si possono mangiare. Vi giuro che hanno dei sapori molto forti, molto brutti, quindi no, ricordano quello che descrivono praticamente. Sì, è una cosa assurda, non so come fanno e non lo voglio sapere. Ma ne è rimasta una? No, no, è quella mischia. Ah, sì, sì. Di cosa? Volevi. Ciao a tutti ragazzi. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao.